Il nuovo libro di Francesco Pagano, Trani città della pietra, celebra Trani e l'elemento base della sua economia, la pietra. Il testo è stato realizzato in collaborazione con le sezioni di Confindustria della BAT e dei Marmi. Ascoltate. Questo libro racconta dell'economia di Trani in realtà per 50-60 anni. Che emozioni danno queste fotografie? Ma sono emozioni che ci portano soprattutto al nostro passato. Io in particolare ho avuto mio padre che ha lavorato nel settore come operaio e anche se queste foto forse le ho scoperte adesso, perché da bambini si era un po' distanti dai mestieri dei papà. Oltretutto erano periodi dove i genitori lavoravano la mattina e la sera, quindi si aveva anche poco tempo per poter chiedere a tutti gli effetti che cosa faceva. Erano periodi che si badava a lavorare, anche perché si veniva dal dopoguerra e quindi l'unico settore che poi aveva dato un po' la possibilità agli ex contadini, perché bene o male finita la guerra, ognuno poi ritornava a fare il vecchio mestiere con il papà, con i nonni e quindi la campagna. La scoperta dello sfruttamento del sottosuolo tranese poi aveva portato a questo cambiamento anche di uno stato economico e perché no, a una certa tranquillità che ci ha garantito un po' per almeno 20 anni, quindi dagli anni 50 agli anni 70, a cominciare anche a pensare al futuro. Dobbiamo dire grazie alla pietra di Trani, noi siamo tutti figli della pietra di Trani, perché in ogni famiglia qualche elemento, qualche parente ha avuto rapporti con la pietra di Trani. Ecco, quando ha messo insieme queste foto che poi hanno completato il libro che lei stava scrivendo, qual era il quadro che veniva fuori? Un quadro anche di emozioni. Sì, era un quadro di emozione. Oltretutto, quando si iniziano delle ricerche, si decide di fare un viaggio, di iniziare un viaggio attraverso il passato. Non è facile calpestare il passato perché molto è stato cancellato, molte aziende erano oramai in disuso e quindi si andava anche cronologicamente a studiare che fine avevano fatto i parenti o comunque gli eredi di queste aziende. Oltretutto si tastava direttamente anche si tastavano le emozioni di chi era rimasto ancora a galla, figli o nipoti, che con fatica riuscivano ancora a portare avanti le aziende di famiglia.